Massiccia adesione allo sciopero generale proclamato da CGIL e UIL per cambiare la legge di bilancio del governo Draghi. 8 ore di astensione dal lavoro il 16 dicembre con 5 manifestazioni a Roma, Milano, Bari, Palermo, Cagliari. A Roma, in Piazza del Popolo, ha parlato il segretario della CGIL Maurizio Landini. Non può essere il mercato da solo che si dice è in grado di risolvere questi problemi. Non è così. In questi ultimi 6 anni, dal 2015 al 2021, alle imprese sotto varie forme di sostegno, che erano anche necessarie visto che abbiamo avuto la pandemia, ma sono stati dati già 185 miliardi così, senza condizionalità. Li hai dati a tutti, anche a quelli che poi hanno delocalizzato, anche a quelli che adesso stanno licenziando. Siamo qui per combattere la disuguaglianza sociale, che comunque non è stato fatto niente. Abbiamo il problema dei giovani che ogni anno sono costretti ad andare fuori e non si fa nessuna politica per i giovani. Le tasse devono essere pagate da tutti e non essere abbassate a tutti. Bisogna rispettare la progressività, ha ribadito ancora Landini nel suo discorso che ha motivato lo sciopero.